Noi stiamo cercando di dare la dimensione di un problema che ha del paradossale. Ci sono 30.000 aziende italiane che hanno fatto investimenti, hanno creato aziende, sì, su una porzione di territorio demaniale data in concessione, ma con i loro denari, con i loro sforzi di una vita, magari avendola dai genitori questa concessione o comprandola recentemente, sborsando fior di milioni di euro, su garanzie che questo paese dava. Le dava con le sue leggi, le dava col codice della navigazione, e queste persone hanno fatto investimenti, hanno creato un'azienda e hanno creato un settore, perché l'Italia è conosciuta per il turismo balneare grazie ai suoi imprenditori balneari. Oggi è di punto in bianco perché l'Europa lo chiede, dovrebbero andare tutti a casa, dimenticarsi della loro storia, perdere il loro lavoro senza avere niente in cambio, perché non c'è reciprocità, non c'è la possibilità di acquisire un'azienda balneare in un'altra parte d'Europa. Si perde il lavoro, si perdono gli investimenti e basta. In cambio di cosa? In cambio di nulla per loro, di un danno per il paese e anche per gli utenti, perché la sostituzione di 30.000 imprese italiane sarà con imprese di grande distribuzione europea. È come se sostituissimo i negozi di prossimità con la grande distribuzione, un'offerta uguale per tutti, senza eccellenze, con minore impieghi di personale. Oggi c'è 1 milione di persone che mette il piatto a tavola grazie agli imprenditori balneari che hanno fatto degli investimenti. Questi imprenditori hanno dei diritti. In tutto il resto d'Europa le nazioni hanno trovato degli accorgimenti, lo ha fatto la Spagna, la Croazia, lo ha fatto il Portogallo, per tutelare la loro impresa. Noi chiediamo che gli imprenditori balneari abbiano gli stessi diritti di quelli che hanno le concessioni autostradali. Per la tutela dei concessionari autostradali il governo è andato in Europa, ci vada, oltre che per i grandi gruppi di capitale, anche per la piccola e media impresa italiana, che è lo scheletro che tiene in piedi questo paese. L'alternativa a tutto questo? La vera alternativa è che questi sono beni e non servizi, e quindi la direttiva Bolkestein manco si doveva applicare. Nell'applicarla, visto che ormai questo paese non vuole fare retromarcia su questo, che ci sia almeno la tutela nei confronti di aziende che vivono un'altra situazione paradossale. Pagano la concessione come se fossero affittuari e pagano l'IMU come se fossero proprietari. Questa è un'altra peculiarità dei balneari italiani, che almeno gli sia concesso un congruo, ma congruo sono qualche decina d'anni come nel resto d'Europa, periodo per poter ammortizzare gli investimenti che hanno fatto fino ad oggi, e poi si metta sul tavolo con loro una premialità diversa, che non sia solo il denaro per l'assegnazione delle nuove concessioni, perché è evidente che nessuno di loro sarà imprenditore balneare il giorno dopo delle aste. Arriveranno grandi gruppi, magari quei gruppi che hanno interesse a investire tanto denaro guadagnandolo poco, perché il denaro è di dubbia provenienza. Allora, Alessia Cepollina, sono consigliere provinciale del Sindacato Italiano Balneari. Sono uno dei 30.000 imprenditori balneari che hanno creduto nello Stato italiano e che hanno investito. Ho acquisito questa azienda comprando le quote 2 anni fa. Io ora mi trovo con un mutuo che non mi dà la possibilità di scampo se l'Europa applicherà questa direttiva al Bolkestein, soprattutto se il governo italiano non andrà in Europa a difendermi, come hanno fatto tutti gli altri Stati membri europei. Ad esempio la Spagna, che ha ottenuto 75 anni per le proprie concessioni. Siamo semplici famiglie, la maggior parte di noi sono famiglie o due o tre famiglie che gestiscono queste attività da anni, è vero, però danno anche una garanzia al turista che viene da noi. Un domani avremo il rischio di trovarci delle grandi distribuzioni e non più la semplice famiglia che ti accoglie come se fossi uno di casa, e il rischio è di avere grosse imprese e cooperative e quant'altro che possa unificare il mercato invece di andare a dare delle diversità ai nostri utenti.